In Valchiavenna ci si prepara ad un'estate ricca di attività, anche per i più giovani. Costituito lo scorso martedì su iniziativa della Comunità Montana Valchiavenna e del Consorzio Turistico della Valchiavenna, un gruppo di lavoro al fine di poter progettare la realizzazione di campi estivi dedicati proprio agli studenti. Certo, con alcune rimodulazioni dettate dai protocolli anticontagio, ma senza dubbio destinati a rendere il periodo estivo occasione di incontro, come oramai da abitudine. Un gruppo di lavoro composto da Comunità Montana, Ufficio di Piano, Consorzio di Promozione Turistica della Valchiavenna, Parrocchia di Chiavenna assieme al Comune, Centro Polisportivo e due società cooperative che con il Comune già collaborano. L'idea è partita proprio un po' per una sfida. Sentiamo l'esigenza da parte delle famiglie di poter avere delle opportunità per i propri ragazzi, per i propri figli. Non sarà sicuramente una cosa facile poter organizzare tutto, ma vogliamo riuscire a creare una rete in tutta la Valchiavenna che possa comprendere tutti i comuni per dare la stessa possibilità a tutti i bambini e a tutti i ragazzi. Proprio per questo nei prossimi giorni verrà formulato e sottoposto un questionario, una sorta di sondaggio a tutte le famiglie attraverso gli istituti comprensivi della nostra valle, dove in questo sondaggio vogliamo un po' capire le esigenze vere che hanno le famiglie per quest'estate. L'idea del gruppo di lavoro è quella di creare la miglior formula ricreativa per l'estate e che contempli più ambiti possibili destinati ai ragazzi, come sport, gioco, religione, socialità, grazie ai riscontri ricevuti dal sondaggio. È interessante la preoccupazione educativa che è emersa da tutte le forze in campo, in particolare l'attenzione verso i bambini 0-6 anni, i bambini delle elementari, i ragazzi e gli adolescenti. Si è detto che non possiamo lasciarli a casa, gravando ancora di più sulle famiglie. Ed è qui l'altra attenzione che è emersa, l'attenzione alle famiglie, in particolare a quelle che hanno più difficoltà in questo tempo e coloro in particolare che vedono entrambi i coniugi uscire di casa per lavorare, costretti quindi a lasciare i bambini a casa. La terza attenzione che è emersa in questo tavolo di lavoro è verso le situazioni più fragili, in particolare quelle realtà dove è presente, ad esempio, figli, dove sono presenti figli disabili. Insomma, un'interessante serie di propositi che, grazie ad un metodo di lavoro avviato tra i vari attori in campo, basato sulla condivisione, siamo certi possa funzionare, traducendosi in progetti fattibili, con una particolare attenzione rivolta ai soggetti cosiddetti deboli e alle famiglie. Ci piace questo progetto perché in qualche modo riprende la linea che avevamo iniziato nei mesi scorsi, che purtroppo è stata interrotta da questa epidemia, e che era quello di creare un welfare comunitario, quindi un nuovo modo di stare insieme che potesse coinvolgere le varie realtà del territorio. Quindi ripartiamo da una situazione che ci ha creato molta difficoltà, ma che ci ha permesso anche, paradossalmente, nel momento in cui eravamo chiusi nelle nostre case, di sentire la nostalgia di un noi.